Ehi, ma le avete sentite le ultime succosissime notizie sul film di The Flash di Andy Muschietti? Perché è stato rivelato che ci sarà un altro Batman e hanno detto anche chi sarà. Volete scoprirlo? Allora continuate a vedere questo video. Io sono Captain Nerd e ben ritrovati su Chuck e Azione. C'è da dire che questa nuova pellicola del DC Extended Universe susciterà sia dei dubbi, ci saranno sia persone contente che persone non contente. Che come sapete bene, ora l'universo DC è nelle mani di James Gunn e Peter Safran, che comunque hanno permesso l'uscita di questo film al cinema, seppur avevano alcune pretese iniziali, ovvero non volevano far comparire Supergirl e anche il Batman di Keaton. Insomma, poi alla fine quello che è venuto fuori è tutta un'altra cosa. Il primo trailer è una cosa veramente pazzesca, perché finalmente rivediamo Michael Keaton. Michael Keaton. La pellicola infatti adatterà Flashpoint, che è un evento dei fumetti di Flash in cui lui torna indietro nel tempo per salvare la madre morta quando era bambino e crea una nuova linea temporale. Non so come adatteranno i vari universi in questo film, però vedendo e nel trailer più di un Batman si presume che lui vada in altri universi, 2, 3, 4, non so quanti ne esplorerà. In ogni caso abbiamo il Batman di Affleck che tornerà forse per il suo ultimo ruolo, perché sapevo che volessero scartare. E nel trailer, oltre a apparire anche Supergirl, perché probabilmente va in un universo dove non c'è Superman a combattere contro Zod, lì c'è il ritorno di Michael Shannon, fantastico, e ci sarà anche il Batman di Michael Keaton, che ragazzi, appena vedete il trailer è una cosa pazzesca, l'hanno portato in questo 2023 in un modo molto più moderno, molto pazzesco e con la sua musica nell'entrata in scena, quindi non vedo l'ora, ragazzi. Però la cosa che stuzzicherà di più i fan è sapere chi è l'altro Batman, perché negli ultimi giorni, se non ieri, forse o ieri l'altro, è uscita questa nuova notizia riguardo a chi sarà, perché noi fan sappiamo che non c'è tanta scelta, o è quello di Christian Bale, o è quello di Val Kilmer, o è quello di George Clooney. E indovinate un po' quale dei tre è? Perché infatti noi tutti speravamo che fosse Christian Bale, però purtroppo così non è stato. Il nostro povero Christopher Nolan non ha voluto concedercelo questo grande attore, o forse lui magari non poteva. In ogni caso, il Batman scelto per fare una piccola scena in questo film è George Clooney. Ragazzi, George Clooney. Quindi, oltre a vedere il ritorno di Michael Keaton, anziano, vedremo anche un George Clooney, anziano, che comunque la sua performance in Batman non è stata una delle migliori, se non la peggiore. Infatti, la sua pellicola Batman e Robin è dichiarata la peggior pellicola sul Cavaliere Oscuro. Tornerà per una piccola scena, per un piccolo cameo e si presume e spero che lui non sarà il nuovo Batman, perché io spero che il nuovo Batman sarà una persona o una persona nuova, o se no ci butterei quello di Christian Bale oppure quello di Robert Pattinson. Staremo a vedere. In ogni caso, ho grande hype per questo film e quindi spero veramente che salvi l'universo DC dal crollo. E non ci resta che aspettare maggio 2023. Quindi ragazzi, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate di questo nuovo Batman che farà cameo in questo film. Ditemi se avreste preferito un altro o non avreste preferito altri uomini pipistrello nel film. E niente, se vi va, iscrivetevi anche al nostro canale, trovate tutte le indicazioni in descrizione. E da Captain Nerd che oggi è tutto. Ci rivediamo presto al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!